Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qua per parlare di un tema abbastanza scottante, un tema che probabilmente sarà di interesse solamente dello zoccolo duro della nostra community, ma credo sia arrivato il momento di fare questo video perché siamo arrivati al paradosso. Allora, parliamo di donazioni, un argomento abbastanza scomodo da cui mi sono sempre tenuto un po' lontano perché, e voglio essere estremamente trasparente e sincero, è un argomento che mi mette un po' a disagio. Mi mette un po' a disagio perché l'idea che chi mi segue mi possa dare dei soldi mi mette un po' a disagio. Per cui è un qualcosa che ho sempre posticipato dicendo sempre sì, poi ne parlerò. Però, siccome nell'ultima live, in particolare quella che ho fatto su For Honor qualche giorno fa, siamo arrivati al punto in cui voi mi avete detto: ma perché non apri le donazioni in maniera tale che ti possiamo sostenere in altra maniera? Diciamo che insomma è veramente il paradosso, cioè il creatore di contenuti che si trova a doversi sentir dire ti vogliamo dare una mano, ti vogliamo supportare senza dover essere lui a dire mi supportate per cortesia, che è quello che poi accade nella maggior parte dei casi. Quindi, alla luce di questo simpatico paradosso, ho pensato insomma che fosse il momento adatto per parlarne, perché voglio fare questo oggi. Non ho alcun tipo di idea al riguardo, ma credo che, considerando appunto che posso vantare un sacco di amici su questo canale, forse attraverso questo video se ne potrà parlare e mi potrò fare un'idea sull'argomento. Oggi semplicemente vorrei darvi il mio parere su questa questione, condividere con voi dubbi, perplessità, pensieri, interrogativi su questo argomento e appunto vedere un po' che cosa avete da dirmi voi in maniera tale che io magari possa farmi un'idea e decidermi sul da farsi. Allora, partiamo dal presupposto che, ahimè, e dico ahimè perché ve lo spiegherò fra poco, chi ha intenzione come me di lavorare su YouTube, su internet in senso assoluto come singolo individuo, non parte di un'azienda, deve entrare nell'ottica di poter accettare le donazioni da chi ti segue. Perché comunque è una parte del lavoro, se così vogliamo definirlo, una parte di questo tipo di attività da cui a quanto vedo non prescinde nessuno. Ciò non toglie però che la cosa mi metta un po' a disagio, ed è per quello che dicevo, ahimè, non se ne può prescindere. Mi mette a disagio perché trovo un po' imbarazzante dal mio punto di vista che io debba prendere dei soldi da chi mi segue. Seppur completamente volontari, seppur completamente finalizzati a migliorare quello che io offro come servizio, seppur finalizzati a poter comprare nuova attrezzatura, poter comprare nuovi prodotti, poter comprare, si parlava del secondo schermo per le dirette, insomma, mi mette comunque a disagio. Mi mette a disagio così come mi ha messo a disagio in senso buono l'aver ricevuto di tanto in tanto qualche gioco in regalo da alcuni di voi attraverso Steam, perché è un qualcosa a cui non sono abituato, è un qualcosa che nella vita reale non mi succede, cioè sinceramente mi è capitato molto di rado che amici mi abbiano fatto regali particolari, per cui se non ci sono abituato nella vita reale, figuriamoci attraverso internet con persone che sì, definisco amiche, ma con cui non ho avuto neanche il piacere per ora di magari condividere una birra o qualsiasi altra cosa, per cui è un qualcosa a cui onestamente fatico ad abituarmi, è un qualcosa che sto cercando di valutare da prospettive differenti per cercare di comprenderla. Perché per dirvi, ultimamente ho visto, adesso altro tema che volevo toccare approfittando di questo video, ho visto che si è parlato tanto dell'aggiunta della super chat qui su YouTube, che altro non è se non un sistema per capitalizzare sulle live. In cosa consiste? Praticamente attivando questa super chat che io non ho attivato e che onestamente dubito di attivare, durante le dirette un utente X può pagare una cifra, penso sia volontaria e del tutto libera, un'offerta libera, ecco, un'offerta libera per far sì che i suoi messaggi risaltino durante una diretta e che quindi chi sta facendo la diretta abbia più facilità nel leggerlo e quindi sia invogliato a leggerlo. Io la trovo una cosa, non lo so, un pochino squallida. Parlate con uno che quando si è affacciato all'universo di Twitch, quelle poche volte che ho streamato pure lì,
ha trovato abbastanza discutibile il fatto che in tante dirette, ma lo fanno tutti, per cui non è che ce l'ho con qualcuno in particolare, in tante dirette in cui magari si gioca o si chiacchiera o qualsiasi altra cosa, gli unici messaggi letti sono quelli che vengono accompagnati dalla donazione, per cui Tizio ha donato X soldi e c'è la domanda. Un po' mi mette, cioè il pensiero di fare lo stesso mi mette un po' a disagio. E ripeto, come poi dicevo nella diretta che ho fatto su Foronno, io non sto cercando di fare retorica, di fare populismo o cose del genere. Effettivamente mi mette in difficoltà questo argomento. Effettivamente non so come approcciarmi perché non voglio apparire come quello che non sono. Sapete bene come ho impostato questa attività su YouTube, sapete bene come la porto avanti. Sapete bene che non ho mai cercato di fare cose semplicemente per attirare pubblico, ma per fidelizzare quelli che già mi seguono e per attirare gente in linea con la filosofia che il canale ha e con la mentalità che hanno le persone che lo abitano, perché per me il canale va abitato, non è che ci si passa. Ogni tanto il bello appunto di questo canale che abbiamo faticosamente creato è che appunto chi ci viene all'interno sa che ci sono delle regole non scritte, ma perché io non ho mai dovuto dire qui non si fa questo, qui non si fa quello. È venuto naturale a chi c'è sempre stato comportarsi in un certo modo, non ci sono mai stati flame, non ci sono mai state cose, per cui non vorrei che entrando nell'ottica soldi si cominciasse un po' a stravolgere questo aspetto ed è uno dei motivi per cui appunto sono un po' spaventato all'idea di approcciare a questo universo delle donazioni. Per cui appunto in questo contesto in cui tutti fanno una cosa, io sembro essere uno dei pochissimi che va un pochino controcorrente nonostante i numeri stiano crescendo, non so cosa fare. Banalmente, ricordo e vi parlo di quando iniziai questa attività su YouTube parlando col caro vecchio Ciriola, non so se vi ricordate, abbiamo fatto anche qualche collaborazione insieme. Si parlava dell'ipotesi, un domani, quando saremo un po' più grandi come canali, magari si potrà ricorrere a Patreon, che è qualcosa che usa anche tanta altra gente, l'ho visto usare anche da Sabaco, insomma lui ci va avanti parecchio, che Sabaco insomma lo nomino perché è uno dei pochi YouTuber grandi che veramente stimo fortemente, per quanto sia lontano per alcuni aspetti dal mio modo di lavorare, ma comunque sia una persona che merita stima, merita considerazione. Lui è ricorso a questo aspetto, a questo Patreon, per fare tante cose aggiuntive. Ecco, Patreon è qualcosa su cui ho riflettuto e si avvicina forse un po' più alla mia idea di supporto da parte della community rispetto a una donazione in super chat, per dire, no? Per cui non lo so, io ho letto per dirvi tempo fa che YouTube stava per introdurre un sistema simile a Patreon in cui la gente poteva contribuire al canale per determinati obiettivi, perché ecco, a me piacerebbe per dirvi che ci fosse una cosa chiara e trasparente per cui se uno mi dà X, sa che quell'X si va ad aggiungere a un counter per cui si ha un obiettivo del tipo Falco si deve comprare il PC nuovo, 2000 euro, e ogni donazione va ad aumentare questo indicatore che raggiunto il top mi vede fare un video in cui vado a comprare il computer con i soldi che ho ricevuto con le donazioni. Cioè mi piace la trasparenza, vorrei che qualsiasi cosa dovesse accadere in quest'ottica sia l'insieme della trasparenza. Per cui io, diciamo che alla fine i temi che volevo trattare erano questo: super chat, donazioni, Patreon, eccetera. L'ho fatto in maniera abbastanza così, caciarona e molto rustica, ma diciamo che l'obiettivo era proprio quello: fare una chiacchierata a mente libera, un sano brainstorming con voi, sebbene sto parlando da solo di fronte alla telecamera e non con qualcuno che mi risponde, almeno per il momento. Però appunto confido che le risposte che arriveranno a questo video da parte dei fedelissimi del canale, e sapete benissimo a chi mi riferisco, insomma, perché ci conosciamo e ci parliamo tutti i giorni, ma anche insomma a chi magari non ho contatti diretti, sarei curioso di sapere un po' il parere di quante più persone possibili. Cosa ne pensate del discorso donazioni? In che ottica vi piacerebbe vederle? Qualora doveste volerle? Come pensate che dovrei approcciarmi a questo argomento per far sì che non si snaturi un po' l'essenza di quello che abbiamo faticosamente creato? Perché veramente, se io avessi la sfera di cristallo e potessi prevedere ciò che accadrà e dovessi, che ne so, ipotizzare con certezza che inserendo il discorso donazioni
passioni, il cane si sputtana, io preferisco fare vivere di pane e amore, per quanto sia obiettivamente difficile, però mantenere questa realtà del canale un po' con questo spirito, perché insomma sapete che poi insomma l'ho detto e lo dico nei miei vlog da si sa quanto tempo, ormai da quasi 3 anni, che per me YouTube è sì qualcosa che vorrei trasformare in un lavoro perché è quello che amo fare eccetera, però per me questo canale rappresenta un qualcosa di più di una fonte di reddito potenziale, per il semplice fatto che io grazie a sto canale mi sono evitato un bruttissimo periodo, per cui ci tengo come se fosse una sorta di figlio virtuale, un piccolo pezzo di me che sta sul web e non lo voglio veramente stravolgere per qualche lira di più in tasca. Per cui niente ragazzi, parliamone, fatemi sapere che ne pensate e poi faremo ovviamente le opportune valutazioni insieme e decideremo tutti insieme che cosa fare. Detto ciò ragazzi, niente, io mi auguro che questo video non vi abbia annoiato, ma appunto ci tenevo veramente tanto a potermi confrontare con voi su questo tema, per cui fatemi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio come sempre, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.